Sono un ricercatore Roche, specializzato in immunoterapia oncologica. Il lavoro che svolgo con i miei colleghi consiste nello scoprire come stimolare il sistema immunitario a sconfiggere il cancro. Per comprendere questo concetto, vediamo in dettaglio cos'è e come funziona il sistema immunitario. Dando un'occhiata all'interno del nostro corpo, vediamo come ciascuno di noi disponga di un sistema immunitario che agisce allo stesso modo dei controlli di sicurezza degli aeroporti. Il sistema immunitario è come un sistema di body scanner altamente tecnologico che ci protegge da tutto ciò che è dannoso. Nel sistema immunitario le cellule T sono dotate di recettori che analizzano le cellule, distinguendo quelle normali da quelle anormali, come quelle infettate da virus. Una volta riconosciute, le cellule anormali vengono attaccate ed eliminate dalle cellule T. Inoltre, le cellule T identificano le cellule anormali per poi riconoscerle in futuro. Le stesse cellule T ricoprono un ruolo importante anche nella protezione dal cancro. Le cellule tumorali sono cellule normali che hanno subito delle mutazioni. Più mutazioni hanno, più facilmente vengono identificate. Fino a poco tempo fa non si capiva perché le cellule T riconoscessero le cellule tumorali ma non le distruggessero. Guardando più da vicino, è stata fatta una scoperta rivelatrice. Un modo in cui le cellule tumorali superano il controllo di sicurezza è ricorrendo all'aiuto di una molecola situata sulla superficie delle cellule tumorali chiamata PDL1. PDL1 è come una maschera che permette alle cellule tumorali di rimanere non identificate. PDL1 inattiva il sistema di controllo delle cellule T, impedendo l'attivazione del segnale a livello del sistema PD1 e B7-1. PD1 è come un sensore del sistema di controllo delle cellule e B7-1 come un allarme che si attiva quando c'è qualcosa che non va. Quando PDL1 agisce sul sistema, gli impedisce di fare quello che dovrebbe. In altre parole, impedisce alle cellule T di distruggere le cellule tumorali. Abbiamo lavorato alla soluzione di questo problema e abbiamo progettato una molecola che avesse come obiettivo il PDL1 presente sulle cellule tumorali. È simile a un software che riattiva il sistema immunitario. Con questa molecola, le cellule T sono in grado di rilevare e distruggere le cellule tumorali. Perseveriamo quindi nel nostro impegno nell'immunoterapia oncologica per continuare a ricercare nuovi modi di utilizzare il sistema immunitario per curare il cancro.